Buongiorno e benvenuti a questa puntata sperimentale dei podcasting elettrico. Allora, sono le 8:40 qualche cosa, sono in procinto di andare alla radio televisione svizzera e quindi, visto che ho da fare un pochino di chilometri di strada per andare alla radio, ho detto quasi quasi, perché non provare a registrare un podcast? Sono in macchina elettrica, eccomi qui, questa è la mia Peugeot Ion che conoscete bene, che fra l'altro festeggia in questi giorni 5.000 km, sì, lo so che sono pochini per un'auto normale, ma per un'auto che ha 100 km di autonomia nel giro di qualche mese vuol dire che tutto sommato il progetto iniziale, che era quello di avere un'auto che mi consentisse di non inquinare con i gas di scarico mentre vado in giro in città, funziona. 5.000 km, adesso in realtà sono qualcosina di più perché siamo già sui 5.200, fatti caricando quasi sempre a casa e soprattutto con una particolarità: non ho mai dovuto trovarmi a secco, cioè, pur avendo soltanto circa 100 km di autonomia quando va bene, non ho mai avuto difficoltà a raggiungere i posti dove dovevo andare, tranne una volta mi è capitato di trovarmi ad arrivare a destinazione a un luogo lontano, una scuola dove dovevo andare a fare lezione, e lì mi è capitato di dover chiedere una presa elettrica. Scusi, avete una presa? E gentilmente la scuola mi ha concesso una presa elettrica normale, una prolunga, alla quale ho attaccato il mio caricatore e a questo punto ho caricato l'automobile senza particolari problemi. In realtà probabilmente ce l'avrei fatta lo stesso a tornare fino al punto di ricarica che avevo già pianificato, però c'è una regola fondamentale: quando va in giro in auto elettrica sempre avere un piano B, non rischiare inutilmente, perché può sempre capitare l'imprevisto, può esserci sempre il momento in cui pensi di farcela e invece non ce la fai. È vero che, come tutte le auto elettriche, anche questa piccolina Peugeot Ion ha un margine di sicurezza, per cui quando è finita la batteria in realtà c'è ancora un pochino di energia che ti permette di arrivare fino, si spera, a un punto dove puoi almeno lentamente caricare, però è inutile rischiare. Alla fine lo scopo di tutto questo mio esperimento con l'auto elettrica non è quello di mortificarmi, ma è quello di divertirmi. E in effetti devo dire che sono passati ormai diversi mesi, ma è ancora tanto divertente andare in giro in auto elettrica, soprattutto te ne accorgi quando torni a usare la macchina a pistoni. Non c'è niente da fare, quando sali a bordo della macchina a pistoni e senti le vibrazioni, senti il rumore, e soprattutto quando vai in giro e cominci a frenare, perché freni e ti rendi conto che in quel momento stai buttando via l'energia che hai immesso nella macchina, l'energia di movimento che hai messo nella macchina pagandola con la benzina, con i tuoi soldi. Invece con l'auto elettrica, quando freni, come sto per fare adesso, l'energia la recuperi, non tutta, ma la recuperi in gran parte, perché il sistema della macchina agisce come se fosse una dinamo di una bicicletta un po' più grossa, e quindi invece di ti fa rallentare riprendendo l'energia e rimettendola dentro la batteria. Ecco, adesso per esempio sto rallentando, non devo neanche toccare i freni, mi basta togliere il piede dall'acceleratore e automaticamente la macchina passa in modalità rigenerazione, quindi ricarico, riverso energia nel mio serbatoio elettrico. Che altro dire? Beh, ci sono delle altre grosse novità. È uscito finalmente il configuratore per la Tesla Model 3 in Europa. Ho ricevuto l'invito, quindi quella prenotazione che ho fatto tanti mesi fa, aprile 2016, adesso è arrivata a frutto. E che fare a questo punto? Per il momento per me è presto, io l'ho detto subito, non ho fretta di cambiare automobile, ho già un'elettrica che mi toglie il 20% circa dei miei tragitti, li posso già fare in elettrico. E per adesso la Model 3 è disponibile soltanto in versioni top, quindi con dei prezzi decisamente sostenuti. E per ora, francamente, avendo già un'auto a pistoni che è abbastanza nuova e di cui devo ancora finire il leasing,
e non avendo particolare fretta aspetto che ci siano più offerte, anche perché ho il sospetto, come in tanti casi, che ci sarà anche qui molto presto un mercato dell'usato, cioè gente che è innamorata della idea dell'automobile elettrica e si butterà, comprerà un'auto elettrica, si renderà conto che non ha voglia di impegnarsi a usarla, perché parliamoci chiaro, le auto elettriche non sono una passeggiata, non è che la compri, salti in macchina e vai, devi imparare a usarla, devi capire che ha un'autonomia che non è paragonabile a quella di un'auto a benzina, ha dei tempi di ricarica che non sono paragonabili ai tempi di rifornimento di un'auto a benzina, però se sai stare dentro questi limiti riesci a fare cose notevolissime, soprattutto ti godi tutti i benefici, quindi il confort, il silenzio a bordo, il silenzio che emetti esternamente perché non fai rumore quando vai molto piano. E l'altra cosa piacevole delle auto elettriche in generale è il fatto di, per esempio come stamattina, io sto andando in radio, quindi ho un viaggio corto, di chilometri, quindi non ho assolutamente problemi di autonomia di batterie, quindi sto scaldando la macchina, ho acceso il riscaldamento elettrico, che in sostanza è grossa resistenza elettrica che scalda l'aria, non è il sistema più efficiente ma è quello che c'è su questa macchina, e comunque mi posso divertire a scatenare l'accelerazione della mia macchinina, adesso sto entrando in autostrada, e posso scaldarmi, quindi non pensate che io vada sempre in giro con la copertina che ho qui dietro, fra l'altro ho una copertina per i casi difficili quando dobbiamo fare un viaggio lungo, soprattutto mia moglie si mette la copertina addosso, gentilmente regalateci, grazie a chi me l'ha regalata, non è che andiamo sempre in giro così, non è sempre una mortificazione, anzi di solito quando vai in giro e sai che non hai problemi di autonomia, vai tranquillamente con il riscaldamento acceso, con l'aria condizionata accesa, anche su una macchinina molto limitata come la mia. Se avete la fortuna di avere un'automobile elettrica più recente, con un'autonomia e quindi una batteria molto più capiente di questa, potete divertirvi, quindi niente panico. L'altro grosso vantaggio è che il riscaldamento o l'aria condizionata li puoi tenere accesi anche quando sei fermo, anche quando sei in garage per esempio, puoi tranquillamente tenere acceso perché tanto non hai gas di scarico, non stai usando il motore e non c'è neanche il problema di trovarsi con la batteria a secco come può succedere sulle automobili a pistoni che hanno una batteria piccolina, quindi se non usi il motore, se non stai facendo andare i pistoni, rischi di trovarti con la batteria a terra e buonanotte, allora sì che non ti muovi più, altro che auto elettrica. Dunque, altre cose particolari, stavamo dicendo della Tesla Model 3, adesso sono disponibili soltanto i modelli top con prestazioni notevoli in termini di autonomia, in termini di velocità di accelerazione, stiamo parlando delle versioni doppio motore con la batteria grossa, per il momento francamente io aspetto, però appunto è probabile che ci saranno presto sul mercato delle Model 3 usate da persone che l'hanno comprata così come l'entusiasmo del momento e poi non hanno deciso di approfondire l'esperienza dell'auto elettrica e si trovano quindi con un oggetto che possiamo usare. Capita, frequentando i forum degli utenti Tesla salta fuori ogni tanto quello che così senza pensarci troppo ha deciso che poteva spendere 80.000 euro su un'automobile di cui non sapeva nulla e poi si è reso conto che guarda, non posso andare al distributore a metterci dentro la corrente elettrica. Capita, c'è gente che ha questa disponibilità economica, io non ce l'ho, quindi devo aspettare un pochino a vedere se i prezzi scendono. E, ecco, giusto per togliere di mezzo un altro dubbio frequente che capita a chi mi scrive a proposito di auto elettriche, adesso io, rispettando i limiti di velocità, sono in autostrada, sto andando a 110 km all'ora, il limite in Svizzera è 120, però intanto c'è traffico, quindi non posso. Quindi non c'è neanche da dire, l'automobile elettrica è lenta, niente di tutto. Altri aspetti importanti dell'arrivo della Tesla Model 3, adesso si comincerà a vedere in giro, quindi sarà possibile provarla e io sono il tipo di persona che non prova
compra le auto elettriche o a pistoni senza averla prima provata a fondo, senza essere studiato a fondo come funziona, quali sono i pro e i contro, e soprattutto quello schermo centrale che è della, tipico della Model 3, che è l'unica fonte di informazioni e di controllo dei sistemi periferici, dei sistemi ausiliari, cioè hai sempre i pedali e sempre le manopole sul volante per le cose più importanti, però per quasi tutto il resto, per esempio i comandi per l'aria condizionata, la radio e via dicendo, sono tutti centralizzati su questo grande display, questo grande tablet centrale. Può essere disorientante, chi l'ha provata dice di no, ma vedremo, voglio provarla. Il problema per me più che altro è che un'automobile come la Model 3 è grossa, non so perché adesso sono abituato a un'automobile piccolissima come questa, che è perfetta per andare in giro in città, vai la parcheggi ovunque, trovi sempre posto, fai manovra facilmente e soprattutto hai la possibilità di ficcare nei posti più strani. Una volta siamo andati a scuola e ci hanno detto no, la metta pure fra le fioriere, vada tranquillo, e tanto non se ne accorge nessuno. No, non è solo una questione di dimensioni di questa automobile che mi hanno abituato troppo bene, ma effettivamente la Model 3 è più grossa di quello che si immagina. C'è chi la chiama la piccola delle Tesla perché è leggermente più piccola rispetto alle Model S e soprattutto alla Model X, che è un SUV gigantesco di Tesla. Ma la Model 3 in realtà è circa 30 cm più corta e non è molto più stretta rispetto alla Model S, quindi in città può essere abbastanza difficoltosa da parcheggiare e manovrare. E siccome è vero, è un'automobile per grandi viaggi, ma poi quando arrivi a destinazione di solito sei in città, il che significa che devi trovare un parcheggio. Prova ad andare per esempio a Genova, in qualche città storica italiana, con questi vicoli stretti, questi bellissimi alberghi che però hanno dei parcheggi microscopici fatti per le 500 degli anni 50. Quindi insomma ci sono delle restrizioni che potrebbero porre un problema di scelta. Infatti mi sto guardando in giro anche per vedere cos'altro c'è sul mercato. Ho già provato la Hyundai Kona, ho foto, filmati, dati tecnici eccetera eccetera che non ho ancora avuto il tempo di pubblicare. Comunque posso dirvi che è una gran bella macchina, funziona molto bene, una accelerazione estremamente divertente, soprattutto in modalità sport, comoda, spaziosa, nonostante sia un mini SUV compatto, non so esattamente quale sia la definizione formale, però insomma è piccina, quindi un'ottima macchina da città, utilizzabile anche per viaggi piuttosto lunghi, che è un po' quello che faccio adesso con la mia attuale automobile per viaggi lunghi, che è una Opel Mokka a benzina col cambio automatico. Per cui la Hyundai Kona, fra l'altro, ha un prezzo interessante, non è ancora di quelle economiche, però comunque è interessante perché costa sui 50.000 franchi a tutta torta finita nella versione top, permette di fare viaggi lunghi comodamente, ospita 5 persone, c'è l'aria condizionata, c'è il riscaldamento, c'è tutto quello che serve, ha la possibilità di fare la carica veloce, ed è comoda all'interno, non è forse spaziosa come altre auto elettriche, per esempio l'Opel Ampera, e che ci ha fatto una bellissima impressione quando l'abbiamo provata ormai più di un anno fa, e però la Hyundai Kona ha questo grosso pannello centrale, che è una specie di cruscotto rialzato che separa i due passeggeri, il conducente dal passeggero, che forse ruba un po' di spazio, soffoca un po'. È vero che ha un sacco di bottoni, per cui chi è appassionato dei bottoni e preferisce qualcosa che non sia touch forse si troverà meglio rispetto a soluzioni completamente touch o quasi come quella di Tesla. Comunque provata anche quella, potrebbe essere una candidata molto interessante, soprattutto per via delle dimensioni, perché quella la manovri bene in città. Poi ha tutte le funzioni classiche, telecamera di parcheggio, sensore di posizione e via dicendo. È chiaramente un altro mercato, un altro mondo rispetto a sto guardando questa che sta venendo indietro. Scusate, ma anche i cinesi sbagliano con le loro strane auto a pistoni. E vediamo se si sveglia. Se si sveglia ce la può fare.
quella, la Hyundai Kona potrebbe essere una candidata molto interessante per come nostra macchina elettrica. La Model 3 è un altro pianeta perché si aggiorna via software, cosa che la Hyundai Kona e le altre non fanno, perlomeno per il momento. Ha un sistema e una rete di ricarica decisamente più prestanti. La Model 3 carica 120 kW, quindi le pause per caricare sono molto più brevi. La Hyundai Kona non arriva a tanto, quindi ci sono due mondi completamente separati. Però per la mia situazione, anche per il mio portafogli, potrebbe esserci un grosso vantaggio, perché la differenza fra 40.000 franchi e 60.000 franchi io la sento. Altri sono più fortunati o decidono di investire di più, però francamente lo trovo un pochino eccessivo, soprattutto per un utilizzo abbastanza limitato come il mio. Comunque eccoci qua, sono arrivato alla radio televisione svizzera, sono le 9.55, tutto va bene, grazie di aver seguito questo podcast improvvisato e ci vediamo la prossima volta, se tutto va bene, con altri giri elettrici e avventure in automobile elettrica. Ciao!